Ok, siamo felici che qualcuno abbia trovato l'aula e quelli che sono ancora persi tra i modellini e gli architetti guarderanno la registrazione. Benvenuti al secondo incontro della nostra iniziativa The Bitcoin Way, organizzata da noi di Bit.ly.me. Il primo incontro possiamo dire che sia stato un successo, è venuto Giacomo Zucco a raccontarci un po', la storia della moneta e siamo arrivati ad affrontare anche le radici economiche e culturali che stanno alla base di Bitcoin. L'incontro di oggi invece sarà un po' più tecnico, andremo a vedere effettivamente come funziona Bitcoin. Chiaramente ci potremmo stare su settimane, però abbiamo solo un'ora a disposizione, quindi Daniela farà del suo meglio. E, boh, detto questo, buon ascolto. Scusate, ci vuole un attimo. Grazie a tutti per essere venuti. Ciao, io mi chiamo Daniela e oggi, come ci hanno già detto, parleremo di Bitcoin. Una piccolissima slide su di me. Io sono una sviluppatrice, lavoro su Bitcoin dal 2019 e adesso sono maintainer di una libreria scritta in Rust chiamata Bitcoin DevKit. L'idea della libreria è di rendere facile per gli sviluppatori costruire portafogli Bitcoin. E io lo so che voi non avete la minima idea di cosa sia un portafoglio Bitcoin, però se tutto va bene, in un paio di minuti lo scoprirete. Oggi parliamo, abbiamo due parti, diciamo, per questa presentazione. Nella prima proveremo a inventare la moneta digitale. E cioè ci diremo, ok, vogliamo ricreare Bitcoin da zero, cosa facciamo? E proveremo varie cose, vedremo perché alcune non funzionano e proveremo a introdurre alcuni concetti di Bitcoin in questo modo. Poi faremo più un deep dive, andremo più in profondità e guarderemo come funzionano i portafogli, le chiavi, gli indirizzi, transazioni, blocchi. C'è tanta roba, lo so, mi dispiace, però iniziamo. Innanzitutto una premessa, questa parte dove proveremo a inventare Bitcoin non è storicamente accurata. Ci sono voluti molti anni e molti tentativi diversi per inventare Bitcoin e non abbiamo il tempo di esplorarli tutti. Quindi proveremo a partire da delle idee abbastanza semplici e vedere perché sono rotte, perché non funzionano e piano piano provare a migliorarle. Partiamo definendo, beh, che cosa dobbiamo definire per creare una nuova moneta. Innanzitutto dobbiamo definire come creiamo nuove monete, un nuovo valore. Ad esempio per l'oro semplicemente lo estraiamo. Per la moneta fiat è un po' più complicato, c'è questo processo complicatissimo che davvero poche persone capiscono. Poi dobbiamo capire cosa vuol dire trasferire questa moneta. E per l'oro e per le banconote è abbastanza facile, trasferire una banconota è semplicemente fisicamente muoverla. E allora anche avere la banconota o avere l'oro vuol dire solo poterlo tenere in mano. Per i soldi che avete in banca è un pochino più strano, nel senso che trasferirli è semplicemente scrivere in un database, ok, io sto trasferendo soldi da Alice a Bob. Invece il possesso per i soldi in banca è una cosa un po' più strana, è quello che in gergo tecnico si chiama IOU, nel senso io ti devo qualcosa, cioè la banca, quando io apro e vedo che ho 100 euro in banca, vuol dire che la banca mi deve 100 euro. Infine dobbiamo definire qual è il valore della moneta. E se guardiamo l'oro, il valore dell'oro è semplicemente che è scarso, che ce n'è poco in natura. Se invece guardiamo le monete fiat, beh, è semplicemente il fatto che qualcuno ci obbliga a usarle, non sono scarse, però i governi ci dicono le dovete usare e allora prendono valore così. Guardiamo delle proprietà che vorremmo poter ricreare nella moneta digitale che stiamo creando. Innanzitutto deve essere resiliente, nel senso se anche alcune parti sono cattive o vogliono distruggere la moneta o semplicemente crashano, semplicemente smettono di funzionare per un qualche motivo, noi vogliamo che la nostra moneta digitale vada avanti a lavorare. Se voi pensate alla vostra banca, se i server della vostra banca crashano, beh, non potete più fare molto. Invece con Bitcoin, se anche una buona percentuale dei nodi che usano Bitcoin crashano o sono addirittura o sono cattivi, Bitcoin va avanti a funzionare. Poi vogliamo sia permissionless, e permissionless vuol dire semplicemente nessuno deve chiedere il permesso per usarla, anche qua molto diverso dai soldi che avete in banca, che non sia censurabile, vogliamo che chiunque possa usare questa moneta, anche le persone cattive, anche le persone che non ci piacciono, vogliamo che sia semplice da verificare, nel senso che vogliamo con delle operazioni abbastanza semplici verificare innanzitutto quanta moneta
circolazione, e poi vogliamo verificare che non ci siano stati trasferimenti di moneta che non erano validi. Ad esempio, come se potessimo per le banconote, in un modo facile, verificare che non ci siano banconote contraffatte nel mercato, cosa che non possiamo fare, almeno non così semplicemente. E poi vorremmo poter creare nuova moneta in maniera che possiamo aspettarci, diciamo, nel senso predictable, appunto, mi dispiace, non mi viene la parola. Quindi creare nuova moneta deve seguire un set di regole. Ad esempio, se pensiamo all'oro, come si crea nuovo oro? Beh, si estrae, e allora sappiamo all'incirca quanto oro si può estrarre, non lo so, in un anno. Se pensiamo alla moneta fiat, è assolutamente non predictable, nel senso, una mattina la banca centrale si alza e decide di stampare, e noi rimaniamo qua, tipo, ah, ok, ci sono un sacco di banconote nel mercato e non ce l'aspettavamo. Quindi queste sono delle proprietà che vorremmo avere della moneta che stiamo andando a creare. Iniziamo con un esempio abbastanza stupido, che è quella che chiamo una valuta con entità centrale. Quindi abbiamo un'entità, che magari ha n server, non lo so, che ha dei database dove scrivono transazioni, dove scrivono Alice ha mandato, Alice ha mandato dei soldi a Bob. E questo è il sistema che abbiamo ora, e penso che Giacomo l'altra volta abbia fatto un buon lavoro a spiegarvi perché semplicemente non ci piace. Possiamo migliorarlo leggermente se introduciamo l'idea di crittografia chiave pubblica. Mi aspetto che più o meno abbiate un'idea di cosa voglia dire, però l'idea di base è abbiamo una coppia di chiavi, ognuna ha una coppia di chiavi privata e pubblica, e con queste chiavi possono essere fatte due operazioni. La prima è quella di cifratura, cioè se qualcuno vuole mandarmi un messaggio che solo io devo poter leggere, lo cifra con la mia chiave pubblica e poi io con la mia chiave privata posso rilevare il messaggio, che è questo caso qui. E in realtà l'algoritmo, la cifratura non viene praticamente mai usata in Bitcoin. In Bitcoin usiamo sempre l'algoritmo di firma, e cioè Alice vuole scrivere a Bob, hello Bob, e Bob vuole assicurarsi che sia stata Alice a scrivere quel messaggio, e allora Alice con la sua chiave privata lo firma, e poi Bob può verificare con la sua chiave pubblica che effettivamente Alice ha firmato questo messaggio. Una volta che abbiamo la crittografia chiave pubblica, la cosa che potremmo fare è aggiungere perlomeno delle firme digitali a questa valuta con un'entità centrale, nel senso, abbiamo sempre un'entità centrale con un database che scrive Alice ha mandato i soldi a Bob, però perlomeno ogni volta che Alice vuole mandare i soldi a Bob deve firmare un messaggio. E così l'entità centrale ha comunque un sacco di potere, perché può censurare le persone, può rifiutarsi sì di inserire transazioni, ma non può inventare nuove transazioni. Cioè se Alice vuole effettivamente mandare soldi a Bob deve firmare con la sua chiave privata, e quindi l'entità centrale non può inventarsi dal nulla questo trasferimento di denaro. Non ci piace ancora, ovviamente, perché c'è un'entità centrale. Introduciamo quest'altra idea. Uno dei problemi che abbiamo di avere un'entità centrale è che questa entità può creare soldi dal nulla. Allora diciamo, ok, proviamo a trovare un modo per fare in modo che questa entità ci possa provare che ha fatto del lavoro per creare questi soldi. E qua viene l'idea della proof of work. Questa è la definizione di proof of work. È una prova a livello crittografico che una parte ha fatto del lavoro a livello di azione. In Bitcoin non viene misurata la proof of work in quante operazioni della CPU sono state fatte, ma per questa presentazione faremo finta sia così, perché è più semplice. Quindi l'idea è, posso fare una prova crittografica che io, ho fatto fare 100 operazioni alla mia CPU. Con l'idea di proof of work possiamo attaccarla a questa currency con un'unità centrale e dire tutte le banconote che abbiamo hanno attaccato a questa prova di lavoro, e cioè l'entità centrale mi dimostra che ha fatto un certo sforzo fisico per creare nuova moneta. È come se avessimo delle banconote che hanno attaccate una prova crittografica che c'è dell'oro in dei vault che effettivamente danno valore a quella banconota. Ovviamente non è possibile questa cosa con l'oro, però vedremo che con Bitcoin è effettivamente possibile. Abbiamo ancora un problema, cioè questa entità centrale che vogliamo proprio togliere. E allora diciamo, ok, proviamo ad avere una rete di
di peer, diciamo, di persone che sono esattamente allo stesso livello, e potremmo disegnarla così, nel senso, tanti nodi della rete collegati fra di loro in un qualche modo. E tutti questi nodi hanno un database. E ogni volta che i nodi vogliono spostare soldi tra uno all'altro, aggiornano il loro database. Questa cosa non funziona molto bene, nel senso, come facciamo a metterci d'accordo su qual è la vera versione del database? E come facciamo a prevenire che le persone inizino a spammare, a mettere cose a caso nel database? C'è un altro problema, che ogni nodo potrebbe mettere delle transazioni finte nel database. Ad esempio, facciamo che questa è Alice, che ha una banconota da 10 nel suo portafoglio. Stiamo ancora parlando di banconote qua, però. Alice potrebbe scrivere nel database: ho dato una banconota da 10 a Bob, e ne ho data una da 10 a Charlie. E questa cosa ovviamente non è possibile, nel senso, quando hai una banconota tu devi poter dare una banconota a una persona. Questo problema si chiama problema della doppia spesa ed è un problema abbastanza difficile in realtà da risolvere in Bitcoin. Vediamo come potremmo fare. Potremmo usare questa idea della proof of work per migliorare questo problema, nel senso, ogni volta che vuoi aggiornare il database, la cosa che fai è devi dimostrare a tutta la rete che hai fatto delle operazioni con la CPU. Se ci sono dei conflitti, nel senso, due nodi che allo stesso momento vogliono aggiornare il database, ci mettiamo tutti d'accordo e tutti seguiamo il nodo che ha fatto più prova di lavoro. Abbiamo ancora il problema della doppia spesa e quindi l'idea è di inserire degli incentivi in questo gioco, diciamo. Cioè, ogni volta che tu proponi un pacchetto di transazioni che è valido, che non doppio spende, allora hai la possibilità di creare moneta. E in questo modo abbiamo la moneta che è creata attraverso la proof of work, innanzitutto, e poi le persone non sono incentivate a spammare, a mettere cose finte nel database, perché dicono, ok, se lo faccio non mi viene data nuova moneta. Abbiamo ancora un problema, nel senso, ok, aggiorniamo questo database utilizzando questa prova di lavoro, però dobbiamo capire quanta prova di lavoro fare per ogni aggiornamento del database, nel senso, tutta la rete deve essere d'accordo, ma come facciamo a metterci d'accordo sul numero? Questo numero potrebbero essere 100 operazioni della CPU o 1000. Beh, l'idea è che, scusate, e inoltre vogliamo che, dato che aggiungere transazioni al database crea nuove monete, vogliamo che questa cosa sia predictable nel tempo, cioè vogliamo che una nuova moneta venga creata, ad esempio, ogni 10 minuti. Quindi introduciamo questa idea dell'aggiustare la difficoltà, cioè tutta la rete si mette d'accordo su quante operazioni della CPU devono essere fatte per aggiornare il database, basandosi su quanti nodi della rete stanno effettivamente facendo operazioni della CPU. Quindi, ad esempio, se c'è solo un computer che lavora, diciamo, ok, 10 operazioni della CPU. Ma quando tanti altri computer iniziano a immettersi nella rete, diciamo, ok, alziamo e facciamo 1000 operazioni di CPU servono per aggiornare il database. Abbiamo creato una moneta che sembra funzionare, è resiliente, nel senso che quando qualcuno propone cose finte, doppio spesa, eccetera, semplicemente non si prendono monete e non succede niente, i nodi dicono no, questa cosa è finta, quindi vabbè, non succede assolutamente niente. Se tanti nodi smettono di aggiornare il database, la difficoltà si abbassa molto e quindi è molto più semplice iniziare ad aggiornare il database e quindi è tutto a posto. È tutto decentralizzato, non serve chiedere il permesso di nessuno, semplicemente puoi entrare nella rete e iniziare a lavorare, non è un problema. È molto difficile da censurare, nel senso che una cosa che i nodi possono fare è ogni volta che creo una transazione, pago una certa commissione al nodo che lo inserirà nel database. E quindi nessuno mi censura, nel senso che se le persone iniziano a censurarmi, io semplicemente inizio a pagare sempre più commissioni ed eventualmente qualcuno deciderà di inserire la mia transazione nel database.
È molto semplice da verificare perché è tutto pubblico, è solo un database pubblico, tutti possono vedere quante monete sono state create e tutti possono controllare che le transazioni erano valide. E creiamo nuova moneta solo attraverso la proof of work, quindi sappiamo esattamente ogni quanto nuove monete vengono create. Adesso proviamo ad andare un pochino più nel dettaglio nel caso di Bitcoin, perché fino adesso abbiamo parlato molto ad alto livello. Partiamo parlando di chiavi e indirizzi. Come dicevamo prima, usiamo la crittografia a chiave pubblica, quindi abbiamo una chiave privata e una chiave pubblica. Ne parleremo di più nella lezione fatta la quinta, credo, quando parleremo di matematica, però l'idea è la chiave privata è solo un numero, la chiave pubblica è un numero che è derivato dalla chiave privata, e poi abbiamo in Bitcoin la nozione di indirizzo. L'indirizzo è semplicemente una rappresentazione della chiave pubblica che è più semplice per gli umani da trasferire, nel senso posso metterla in un QR code, posso leggerla ad occhio e contiene anche un checksum, così se sbaglio e mando una lettera sbagliata al mio amico che mi deve mandare i fondi, il controllo del checksum fallisce, io non perdo niente. Abbiamo un piccolo problema. Per delle ragioni di privacy, che non voglio spiegare adesso, noi vogliamo che ogni nostro indirizzo Bitcoin venga usato solo una volta. E abbiamo appena detto che ogni chiave privata corrisponde esattamente all'indirizzo. Quindi cosa facciamo? Nel senso, ci teniamo in memoria sul nostro telefono un database gigante di chiavi private, sapendo che se ne perdiamo anche solo una, abbiamo perso una parte di fondi. Non è bellissimo. La soluzione, scusate, è quello che chiamiamo portafogli deterministici, nel senso che abbiamo un solo segreto e da quel segreto possiamo derivare, non infiniti, ma quasi, agli utenti sembrano infiniti, indirizzi diversi. Per fare il backup di questo segreto, è un segreto a 256 o 128 bit, ovviamente non ci mettiamo a scrivere i bit a mano su carta, e allora la cosa che vogliamo fare è prendere questa stringa e fare un encoding in un modo facile per gli utenti da scrivere. E la cosa che facciamo in Bitcoin è la trasformiamo in una stringa da 12 o 24 parole. Questo è un esempio. Tra l'altro ci sono su fondi, ma penso sia testnet. Se sapete cosa vuol dire potete rubarli. Quindi sì, abbiamo questo segreto. Da questo segreto possiamo derivare tutte le nostre chiavi private e tutti i nostri indirizzi. Abbiamo quindi il concetto di portafoglio Bitcoin. È un portafoglio, è semplicemente un software che usate per ricevere e spendere Bitcoin. Contiene delle chiavi private, perché la chiave privata è necessaria per spendere i fondi che riceviamo. Come dicevamo prima, abbiamo questo sistema dove se Alice vuole mandare fondi deve firmare un messaggio dicendo voglio mandare fondi. Un nome migliore di portafogli sarebbe portachiavi, effettivamente, perché l'unica cosa che fa il portafoglio è contenere le nostre chiavi. E periodicamente controlla il registro, il database pubblico per vedere se qualcuno ci ha mandato nuovi fondi. Abbiamo il concetto anche di moneta, lo potete pensare come delle banconote. Quando riceviamo dei bitcoin riceviamo semplicemente una banconota che è associata ad una chiave pubblica, in questo caso PKA perché è di Alice. Il modo che abbiamo per spendere queste banconote è semplicemente firmare un messaggio con la chiave privata corrispondente. E come tutte le banconote, possono avere diversi valori. Possono esserci banconote da 10 bitcoin, banconote da 0.1 bitcoin. A questo punto parliamo di transazioni. Le transazioni sono solo delle strutture dati che fanno vedere come stiamo spostando valore tra partecipanti dell'ecosistema Bitcoin. Ogni transazione verrà poi scritta nel database, ma di questo ne parleremo dopo. E proviamo a vedere come è fatta una transazione. La potete pensare, di solito viene rappresentata come un rettangolo che spende alcune banconote, in questo caso possiamo dire che spende questa banconota da 10, per mandarle da una certa chiave pubblica, in questo caso di Alice, per mandarle delle altre chiavi pubbliche. In questo caso sto mandando 5 alla chiave pubblica di Bob e 5 alla chiave pubblica di Charlie. Ovviamente quando abbiamo una transazione non possiamo spendere 10 e mandare qua 15, qua 5, perché non funziona così. E una cosa che fa ogni transazione, questo in particolare no in realtà, è pagare una piccola commissione al miner. Cioè se io voglio spendere 10, posso mandare 5 a Bob, ma manderò 4 a Charlie
e mi lascerò uno di commissione. E questa commissione verrà presa da chi inserisce la mia transazione nel database pubblico. E questa cosa, di nuovo, è per tenere gli incentivi allineati, perché se io pago un bitcoin a chiunque mi metta la mia transazione nel database pubblico, non vengo censurato. E se comunque vengo censurato, dico, vabbè, ok, ve ne do due di bitcoin, ve ne do tre, eccetera. Questo è un esempio di transazione, ma in realtà, dato che ho la lavagna, intanto vale farla lì. Guardiamo un altro esempio, così possiamo introdurre l'idea di output di cambio. Alice vuole mandare 10 bitcoin a Bob. Guarda nel suo portafoglio e ha solo una banconota da 50. Allora cosa fa? Costruisce una transazione spendendo quella banconota da 50, manda 10 a Bob, facciamo che manda 0.1 al, no dai, 1 al miner, e ritorna 39 alla sua chiave pubblica. Ha un indirizzo diverso, di nuovo, per ragioni di privacy. Quindi qua Alice spende 50, manda 10 a Bob e manda indietro 39 a se stessa. Quello che poi Alice deve fare è firmare questa transazione, perché di nuovo, se vogliamo spendere queste banconote dobbiamo dimostrare che abbiamo la chiave privata, quindi ci attacca una firma. E poi la può mandare alla rete, e prima o poi qualcuno deciderà di inserirla nel registro pubblico. Guardiamo poi il concetto di blocco. I blocchi sono semplicemente degli insiemi di transazioni. Sono ordinati nel tempo, e per questo si chiama blockchain, è una catena di blocchi. Ogni blocco contiene un riferimento al blocco prima, ed è questo che la rende una catena. E le transazioni nuove che vengono inviate nella rete vengono costantemente processate da quelli che chiamo miner, che sono semplicemente le entità che aggiungono nuovi blocchi alla catena. Abbiamo quindi l'idea di miner. I miner lavorano, abbiamo un'intera lezione dedicata al mining, quindi, e questa parte è una parte un po' difficile di Bitcoin, provo ad andare veloce perché comunque ne parlerete di più con Domenico. I miner lavorano, i miner spendono dell'energia per aggiungere nuovi blocchi alla chain. Perché? Perché ogni blocco deve avere questa prova di lavoro, che prima dicevamo operazione della CPU, attaccata. Altrimenti, se così non fosse, tutti i nodi della rete guardano il blocco e dicono ma questo blocco è inutile, non ha abbastanza prova di lavoro, e lo scartano. Dato che i miner spendono energia, ottengono qualcosa in cambio e hanno sostanzialmente due cose in cambio. La prima, si prendono tutte le commissioni delle transazioni che vengono messe in un blocco, e la seconda, possono creare nuova moneta. Ci sono varie regole su quanta moneta possono creare a ogni blocco. Di nuovo, ne parlerete di più nella prossima lezione. Mettiamo tutto assieme, giusto per provare ad avere un'idea molto generale di come funziona. Tutti gli utenti hanno delle chiavi private che servono per spendere i bitcoin, e a ogni chiave privata corrisponde una chiave pubblica che è utile per ricevere i bitcoin. Ci sono questi portafogli che hanno queste chiavi, e sono software che contengono le chiavi, appunto portachiavi è meglio di portafogli come termine, e poi creano transazioni e le firmano. Ci sono questi blocchi che contengono transazioni, e ci sono queste entità chiamate miner che creano nuovi blocchi, e per creare un nuovo blocco devono fare questa prova di lavoro. Bitcoin è parecchio complicato, ci sono tante parti, tante entità diverse che semplicemente lavorano tutte assieme, e tanti incentivi diversi, e ci vuole un po' di tempo a capirlo, onestamente. Quindi spero di avervi dato un overview generale di come funziona, però i dettagli sono abbastanza complicati, e non spaventatevi se così vi sembra abbastanza complicato. Grazie. Abbiamo ancora del tempo, quindi se avete domande, come volete. Vai, devo ripeterla ad alta voce, forse sì. Ok, scusa. Ok, io ho fatto l'ITIS, quindi semplicemente ho imparato a programmare a scuola.
C'è un libro che è parecchio famoso che si chiama Mastering Bitcoin, un mattone. L'ho letto un po' di volte prima di riuscire a capire bene come i vari pezzi interagivano fra di loro e poi semplicemente ho cercato una qualche azienda che mi prendesse per fare uno stage nell'ambito Bitcoin e da lì ho iniziato. Sì, esatto. In realtà ho cambiato azienda dopo poco, cioè, ho fatto lo stage lì e poi ho cambiato, però sì, si impara tanto anche lavorando. Ci sono davvero tante cose diverse da sapere e quindi sì, non si può imparare tutto prima di iniziare a lavorare, purtroppo. Esatto. Beh, ogni portafoglio, ok, può contenere, aspetta, ritorno alla slide con il seed. Questa serie di parole è quella che chiamiamo seed, che puoi anche chiamarla chiave privata master, cioè la chiave privata principale. Da questa, pensala così, questa è seed. E da questo seed deriviamo tante diverse chiavi private, da cui poi deriveremo la chiave pubblica e a sua volta l'indirizzo. Un portafoglio può contenere multipli seed, quindi ad esempio ci sono alcuni portafogli che, non lo so, lo apri e ti dice wallet 1, wallet 2 e ognuno ha un seed diverso. Un'altra cosa che facevano i portafogli vecchi è semplicemente avere una lista di chiavi private dentro. Ma di nuovo, se tu usi 1.000 indirizzi vuol dire che devi avere il backup di 1.000 chiavi private. Se ne perdi una vuol dire che non puoi spendere tutti i fondi su quell'indirizzo. Quindi la cosa che si fa ora è avere un solo segreto da cui poi possiamo derivare tutti gli altri. Questo risponde alla domanda? No, non molto. Ok, una cosa che si può fare. Ah, scusa, che relazione ha questo con l'IBAN classico dei conti correnti? Una cosa che si può fare, questo seed abbiamo detto che è una chiave privata, la sto semplificando molto, ma una cosa che si può fare è ottenere una specie di versione pubblica di questo seed, molto semplificata. E quindi se voglio che qualcuno possa avere una stringa statica che può sempre usare per pagarmi, gli passo questa cosa. Il problema è che avendo in mano la chiave pubblica master, puoi vedere tutte le transazioni di quella certa persona. Quindi non c'è davvero il corrispettivo dell'IBAN. Però puoi fare questo gioco dove se ti fidi di qualcuno gli dai la tua chiave pubblica master e quel qualcuno può generare indirizzi per te. Ma la cosa che si fa di solito è semplicemente ogni volta che qualcuno mi vuole pagare, mi manda soldi su un indirizzo e io ogni volta gli do un indirizzo diverso. Ok. Beh, nel senso, sì, se qualcuno trova la tua master key può rubare tutto, però cioè, puoi proteggerla molto bene. Ci sono. Ah, non mi si vede proprio? Ok, scusa. Puoi proteggerla molto bene, ci sono varie tecniche per proteggerla, puoi anche semplicemente. Di solito questa viene salvata su carta, perché è salvata elettronicamente, se tu la salvi nelle note del telefono, qualcuno potrebbe hackerarti il telefono, ma se hai paura anche, magari mi entrano in casa, una cosa che puoi fare è salvarla su carta cifrata con una password che conosci solo tu. Ci sono tante varie tecniche. Sì, è vero che avendo una sola chiave privata rischi che mi trovano quella e mi rubano tutto. Dall'altra parte, dover fare il backup di migliaia di chiavi private è davvero molto scomodo dal punto di vista utente e comunque il backup verrebbe fatto elettronicamente perché non puoi copiare a mano un sacco di chiavi e verrebbe tenuto in un solo posto. Nel senso, se hai 1.000 chiavi private da salvare, non è che puoi fare 1.000 file diversi, uno su un computer diverso. Quindi il problema ce l'hai sempre in un certo senso. Circa. Nel senso, quando i miner minano un blocco, il blocco contiene questa transazione speciale che chiamiamo Coinbase, e questa transazione crea nuova moneta.
Quindi il miner si prende questa nuova moneta appena creata. Ok, perché ho fatto giusto, perché ho fatto l'esempio operazioni della CPU. Quello che fa il miner è semplicemente, deve cercare un blocco il cui hash, quando codificato come numero, sia più piccolo di un certo target. Quindi ad esempio, non lo so, facciamo che... Ah, non c'è... No, ok. Facciamo che questa è la tua blockchain attuale. Ah, ok. Quello che deve fare il miner è trovare questo nuovo blocco. Quindi il miner dice, ok, magari questo è il blocco giusto. Fa l'hash e l'hash esce, non lo so, 15. E le regole della rete sono, i blocchi sono validi se l'hash è minore di 5. Quindi il miner è tipo, oh no, 5 è maggiore di 15. Quindi del 5 è minore di 15. Non va bene. Cosa fa il miner? Cambia una cosa chiamata nonce, che vuol dire tipo numero casuale, che non ha assolutamente nessun significato pratico. Cambia un piccolo particolare qua del blocco e riprova a fare l'hash, e riprova a fare l'hash, e riprova a fare l'hash, finché non trova un blocco il cui hash effettivamente è, non lo so, è 3. E quindi può essere aggiunto alla catena. Quando il miner trova questo blocco, lo manda alla rete e la rete dice, oh ok, questo blocco con hash 3 è effettivamente 3, è minore di 5, va tutto bene, lo possiamo aggiungere alla catena. Ha senso? Dal punto di vista computazionale non sono operazioni molto dispendiose. Beh, no, ma se ne fai tante. Cioè, la difficoltà adesso in Bitcoin è che il target, cioè il numero sotto il quale l'hash deve stare è molto molto piccolo, quindi ok, fare un hash non è molto dispendioso, ma ne devi fare davvero tanti prima di trovare un blocco. Sì? Ok, come viene deciso il target? È quello che dicevamo prima dell'aggiustamento della difficoltà, nel senso il target viene deciso a seconda di quante persone nella rete stanno minando. Non mi ricordo esattamente come funziona, però l'idea è che ogni 2016 blocchi questo target viene ricalcolato per fare in modo che se ci sono picchi e più persone iniziano a minare o tante persone smettono di minare, dopo poco tempo il target viene ricalcolato. No, ok. Provo a rispiegarlo. Il target è questo numero fisso. Non fisso, però tutti i nodi della rete conoscono qual è il target e dicono, ok, in questo momento il target è 5. Ogni 2016 blocchi, tutti i nodi della rete rifanno un calcolo contando quanti blocchi sono, in quanto tempo sono stati minati gli ultimi blocchi. E vedendo in quanto tempo sono stati minati gli ultimi blocchi, dicono, oh mio Dio, c'è un sacco di hash rate, i blocchi stanno arrivando super veloci, oppure al contrario, oh mio Dio, stanno arrivando molto lenti e ricalcolano il target. Però no, è un numero che cambia solo ogni 2016 blocchi. Sì? Infatti ho appena fatto lo screenshot. Sì, 780.000. Questo screenshot l'ho fatto qualche ora fa e questo era l'ultimo blocco, quindi sì, 784.000 o qualcosa del genere. No, perché l'ho ribaltato. Ah no, no, ok, scusa, è vero questo. Non si vede, di solito si vede meglio. Ok. La domanda era a che blocco siamo, a che numero di blocco siamo. Sì? Oltre alle transazioni, viene aggiunto altro all'interno del blocco? Ci sono tanti parametri all'inizio. Robe tipo nonce, parametri che possono venire cambiati. La prima transazione del blocco, la Coinbase, che crea nuova moneta. E poi non so se era una domanda trabocchetto, ma no, non mi viene in mente altro. Viene aggiunto, beh, un commitment a tutte le transazioni del blocco, nel senso. Ok, abbiamo. Questo è un blocco ed è
fatto di due pezzettini. Uno si chiama header e l'altro, non so se si chiami payload, ma noi lo chiameremo payload. Il payload contiene tutte le varie transazioni. L'header contiene varia roba, tra cui il nonce di cui parlavo prima. E un commitment a tutte le transazioni che abbiamo, e cioè una struttura dati che riassume tutte le transazioni che abbiamo. Cioè, se abbiamo un blocco che ha una transazione A, una transazione B, una transazione C, abbiamo qui dentro una struttura dati che si chiama Merkle tree, che è semplicemente un riassunto di tutte queste transazioni. In questo modo, quando dobbiamo calcolare il block hash, semplicemente facciamo l'hash di questo pezzettino qui, dell'header. Il Merkle tree viene costruito non so se si usi in altri punti in informatica, però sostanzialmente mettiamo tutte le transazioni. In questo caso ne abbiamo solo tre, ma devono essere una potenza di 2, quindi in fondo metteremo probabilmente 0, non mi ricordo esattamente. Creiamo questo, scusami, a duplichi. Ok, se lo dici tu. A questo punto costruiamo un albero e questo qui è semplicemente l'hash di transazione A seguita da transazione B. E questo qua è semplicemente l'hash di transazione C seguito a quanto pare da transazione C, perché l'abbiamo duplicata, perché non ne avevamo 4. Non so se si vede perché sto andando qua sotto, comunque. Aggiungiamo l'ultimo nodo dell'albero, che è semplicemente l'hash di questo hash qua, che chiameremo stellina, così è più facile. E questo qui che chiameremo cuoricino. Grazie, scusa. Ok, quindi abbiamo questa struttura dati. Dobbiamo ricordarci solo questo pezzettino. E dato questo pezzettino è sostanzialmente un riassunto di tutte queste transazioni. Ne abbiamo questo hash, lo mettiamo qua dentro nel Merkle tree. E a questo punto possiamo semplicemente fare l'hash dell'header, se vogliamo avere un hash che mi riassuma tutto il blocco senza perdere nessuna informazione. In realtà no, ok, la domanda è, quando io ho diversi bitcoin su, io ho cancellato, sì, ok, quando ho diversi bitcoin su diverse chiavi pubbliche e poi voglio spenderli tutti assieme, devo usare la chiave privata del seed, più o meno, nel senso, lo riscrivo qua, abbiamo il seed, abbiamo una prima chiave privata, una prima chiave pubblica e un indirizzo. E poi abbiamo questa stessa cosa. Grazie. Qua abbiamo 5 bitcoin e qua abbiamo 10 bitcoin. Voglio costruire una transazione che ne spende 15. Quindi creo questa transazione. Avrò due input a questa transazione, uno da 10, uno da 5. Gli output non lo so, manderò tipo 14 a Bob. Questo input viene firmato con questa chiave privata, quindi tipo facciamo questa qua è chiave privata 1. Quindi questo è SIG, no, al contrario. Viene firmato con questa chiave privata e questo viene firmato con questa chiave privata. Ovviamente però derivano entrambi dal SIG, quindi nel mio portafoglio avrò sempre il SIG. Però il portafoglio si prenderà cura di, visto, oh ok, questi 10 sono collegati a questo indirizzo, ok, devo firmare con questa chiave privata. Ok, questi 5 sono collegati a questo indirizzo, quindi devo firmare con questa chiave privata. Ha senso rispondere alla domanda? Ok. Perché scrivo male? Questa qui sarebbe privata e questa sarebbe pubblica. In teoria la privata è con la P piccola, la scriviamo privata, così è più facile. E questa qui, pubblica. In teoria questa è tipo P piccola K e questa è P grande K.
Però sono molto simili, non è una grande notazione, sono d'accordo. Avevi una domanda? Ok. I miner sono degli attori molto rilevanti, perché senza i miner non aggiungeremo blocchi alla catena. Però abbiamo anche altri tipi di nodi, nel senso, ogni volta che voi volete interagire con Bitcoin, dovete avere un nodo o dovete usare il nodo di qualcuno, ma quel nodo non deve essere per forza un miner. Abbiamo detto prima che siamo in una rete peer-to-peer, dove non c'è un'entità centrale. Però peer-to-peer non vuol dire che siamo tutti uguali, vuol dire semplicemente che non c'è qualcuno che sta a capo. I vari nodi della rete possono avere dei ruoli diversi. Abbiamo detto che ci sono dei miner. Ci sono anche, e la maggior parte dei nodi fa questo, dei nodi validatori. Cos'è che fa il nodo validatore? Semplicemente controlla che sia tutto ok nella blockchain. Ogni volta che gli arriva un nuovo blocco, fa il parsing, ci guarda dentro, controlla che la proof of work sia a posto, che ce ne sia abbastanza, controlla che le transazioni non siano dei double spend. E in questo modo validano che i miner stiano aggiungendo le cose giuste, stiano aggiungendo transazioni valide alla blockchain. Abbiamo poi altri due tipi di nodi. Abbiamo un tipo di nodo che possiamo chiamare fully archival, e vuol dire che tiene un archivio della blockchain, e cioè ha in memoria su disco, adesso penso di tipo 500 giga, qualcosa del genere, tutta la blockchain. Abbiamo poi degli altri tipi di nodi che possiamo chiamare pruned, o in italiano si chiama nodo prunato, e vuol dire che non tengono tutta la blockchain, ma solo gli ultimi n megabyte o gigabyte. Questo viene fatto per risparmiare memoria su disco, ma comunque avere un nodo che può validare tutti i vari blocchi quando arrivano. Abbiamo poi l'ultimo tipo di nodo, che è il light client. Quello che fanno i light client è semplicemente fidarsi degli altri, non sono dei nodi che validano. Abbiamo di solito dei light client sui wallet mobile, nel senso che se voi prendete il vostro wallet sul telefono, non potete avere lì un nodo che sta in ascolto costantemente per un nuovo blocco. E allora la cosa che fa è si fida del nodo di qualcun altro. E questa è l'idea di light client. La maggior parte dei wallet comunque che avete sul telefono potete collegarli al vostro nodo di casa. Quindi se voi prendete un Raspberry Pi, uno Droid o anche un computer vecchio e volete a casa attaccarlo alla corrente, attaccarlo alla rete e attaccarlo alla rete Bitcoin, diciamo, e facendo girare un certo software, quel vostro nodo a casa valida tutti i vari blocchi, tutte le varie transazioni e poi voi dal vostro telefono potete collegarvi a quello. E il vantaggio è che in questo modo non vi state fidando di nessuno, vi state fidando che il vostro nodo stia guardando la blockchain giusta, diciamo, e stia validando nel modo corretto. Se invece usate il nodo di qualcun altro, vi state fidando che qualcun altro stia facendo le cose giuste. Scusami. Ok, questa è una bella domanda. Come vengono pagati i validatori? In realtà i validatori non vengono pagati, però ogni persona che vuole usare Bitcoin e vuole essere sicura che Bitcoin funzioni nel modo giusto, ha un incentivo non monetario ad avere il proprio nodo. Quindi sì, uno dice perché dovrei tenere un computer acceso a casa tutto il tempo senza doverci guadagnare niente? Beh, innanzitutto perché ci guadagni di privacy, perché non devi chiedere agli altri, ehi scusa, devo mandare questa transazione, me la mandi tu? Quindi ci guadagni in privacy e poi ci guadagni che puoi effettivamente controllare che Bitcoin funzioni nel modo giusto, diciamo. Infatti, ok, la domanda è se i validatori non vengono pagati da nessuno, io quando mi fido di un validatore, come faccio a fidarmi che non sia malevolo sostanzialmente? E la risposta è perché non devi fidarti di un validatore, devi essere tu stesso un validatore. Ok,
Ok, ci sono vari attacchi che possono succedere in questa rete. L'idea è che tutti noi hanno una certa visione della blockchain, ma alcune visioni sono in realtà errate, diciamo. Ci sono alcuni concetti che devono essere introdotti tipo nella lezione del mining, quindi scusa, fammi pensare un attimo a come posso porlo. Ok, una cosa che abbiamo detto all'inizio è che i nodi, quando vedono un nuovo pacchetto di transazioni, che era un blocco che arriva, si fidano sempre del blocco che contiene più proof of work. Quindi quello che può succedere è che ci siano due versioni della catena. Blocco 1 e blocco 2 sono uguali. Blocco 3 invece ce ne sono due versioni che sono state create da due nodi differenti. Una versione ha, non lo so, 10 proof of work attaccata e uno ha 15. Quando i nodi, vedono questa cosa, e cioè ricevono due blocchi, uno con proof of work 10 e uno con proof of work 15, dicono: ok, io mi devo fidare, io devo seguire il blocco con proof of work 15, perché è una regola che ho dentro me stesso, una regola che ho, una regola che c'è nel sistema è dobbiamo sempre seguire il blocco con più proof of work. Però se tu ti fidi del nodo di qualcun altro, tu non lo sai se il nodo di qualcun altro magari si è messo a seguire il blocco 10 perché non ha visto il blocco 15, perché gli andava di far così o qualcosa del genere. Un'altra cosa che potrebbe accadere se tu usi il nodo di qualcun altro è che questo nodo sta ti sta apposta dicendo che il blocco 3 è questo blocco qua con proof of work 10. Perché magari ci sono alcuni attacchi che possono essere fatti che si basano sul fatto che tu hai una visione della blockchain errata, una visione delle transazioni nella blockchain errata. Ad esempio, il problema di cui parlavamo prima della doppia spesa. Proviamo a ricreare qua una doppia spesa, nel senso, Alice a 10 crea due transazioni. Una spende 10 e manda 9 a Bob. L'altra spende 10 e rimanda, vabbè, 9 ad Alice, a se stessa, sempre pagando 1 di fee. Questa transazione. Poi Alice mina due blocchi. Uno con proof of work 15, che contiene questa transazione, che rimanda i soldi a se stessa. Una con proof of work 10, che contiene questa transazione, che manda i soldi a Bob. Bob è un cassiere e Alice sta facendo la spesa. Ed Alice ha in mano tutte le borsine e gli dice: oh, guarda, ti ho mandato questa transazione qua da 9 Bitcoin. E Bob usa il nodo di Alice, o comunque in un qualche modo Alice riesce a manipolare la versione della blockchain di Bob, in modo che Bob veda solo questo blocco. E Bob dice: ah, ok, tutto figo, mi hai mandato 9. Vai pure a casa. Però in realtà tutti i nodi della rete non crederanno a questo blocco, crederanno a questo, a questa versione della catena, perché questa è più proof of work. Quindi ci sono attacchi di questo tipo dove io faccio credere a una persona che una certa transazione è avvenuta, ma in realtà è semplicemente in una blockchain che ha meno proof of work. È come se isolassi la persona che devi pagare dalla blockchain vera. Questo attacco si chiama Eclipse Attack, nel senso che io sto eclissando un nodo. Perché non gli sto facendo vedere la versione della blockchain che vedono tutti, ma una versione manipolata. Ok, la domanda è, dato che continuiamo ad aggiungere blocchi alla blockchain, a un certo punto magari avremo che è troppo pesante runnare un nodo, che, dato che ci sono tutta questa marea di dati che continua a crescere, man mano che si va avanti è sempre più difficile tenere anche solo tutti questi nodi in memoria, tutti questi blocchi in memoria. Sì, è vero, più passa il tempo, più è difficile, non difficile, però è sempre leggermente più costoso far andare un nodo, proprio perché devi sempre avere un hard disk più grande, no? A questo punto cosa devi avere? 1 TB di memoria? Magari fra 10 anni sarà molto di più. C'è da dire che
tutti gli sviluppatori che lavorano sul software dei nodi, che si chiama Bitcoin Core, fanno in modo che sia abbastanza facile a livello di CPU e di RAM runnare un nodo. Quindi è vero, è sempre più difficile, nel senso, se vuoi avere tutta la blockchain, devi sempre comprare dischi più grandi. Dall'altra parte, se vuoi evitare di comprare dischi sempre più grandi, puoi comunque far andare un nodo prunato, che si tiene solo gli ultimi n megabyte, gli ultimi n gigabyte, quello che vuoi, e non diventerà sempre più difficile a livello di CPU e di memoria RAM, perché in questo momento siamo al blocco 700.000 qualcosa. Il mio nodo non ha in RAM il blocco 1, perché non gli serve. Il blocco 1 è lì, l'ha validato, ce l'ha su disco, perché così se qualcuno gli chiede: ehi, mi passi il blocco 1, mi serve davvero, glielo passa. Però è sostanzialmente, è solo su disco e non occupa CPU, non occupa RAM. I blocchi passati servono perché quando un nuovo nodo entra a far parte della rete, inizia a chiedere a tutti i suoi vicini, a tutti i suoi peer: ehi, mi date il blocco 1, mi date il blocco 2, mi date il blocco 3, perché non sono scritti nel software di Bitcoin i blocchi. È scritto solo l'hash del primo blocco, quello arco dato, ma poi da lì in poi ogni nodo, quando si connette alla rete, inizia a chiedere: datemi il blocco 1, datemi il blocco 2, datemi il blocco 3. E quindi, se non abbiamo abbastanza persone che fanno andare nodi con tutto l'archivio, anzi, cioè, se tutti smettiamo di far andare nodi con l'archivio, possiamo più far aggiungere nuovi nodi alla rete, perché questi nuovi nodi non riuscirebbero più a scaricare i primi blocchi. Potrebbero diffondersi delle versioni della blockchain diverse da quella reale? Sì, ma c'è sempre la regola che i blocchi seguono la catena con più proof of work. Quindi è vero, magari io sono un nuovo nodo e qualcuno mi manda una catena che ha una proof of work bassissima. Io inizialmente ci credo, inizialmente sono tipo: ok, questa catena sembra vera, però a un certo punto qualcuno mi manda il blocco 2, è una proof of work molto più alta del blocco 2 che ho su disco. Allora dico: ok, aspetta, seguendo una versione sbagliata della catena, questa qua con la proof of work alta è quella giusta. Siamo a posto? Ok. Basta, grazie mille dell'attenzione. Ok, allora grazie mille Daniela, è stato molto interessante. Il prossimo incontro sarà il 27 aprile, parleremo più nello specifico del mining, sarà sempre in quest'aula, quindi vabbè, voi già lo sapete, manderemo altre indicazioni a quelli che oggi non c'erano. Come ultima cosa vogliamo ringraziare le associazioni che ci aiutano a sponsorizzare questi eventi. Quindi Starting Finance, il Pole e AIM. E basta, detto questo, buona serata.